Ciao Furetti, oggi vi sto portando un gameplay di Assassin's Creed Origins. Come vedete affronterò il dio coccodrillo, il dio Sobek. Un gran bel dio, devo dire, è stato ben disegnato, guardate anche la sua maestosità. Comunque, direi prima di andare a parlare un po' della partita, un po' del gameplay, che come vedete è in post commentary un po' come succedeva nei vecchi tempi, nei vecchi gameplay, soprattutto mi viene in mente quelli degli Arflex, se non Albi 418Y, mamma mia, se qualcuno c'era a quei tempi lasci un like. Parlerò un po' di Assassin's Creed Origins. Allora, Assassin's Creed Origins è stato un progetto che è stato compiuto con una fase di progettazione, di sviluppo e tutto, è durata ben 4 anni e si vede tutto questo lavoro, si vede veramente tantissimo. In quanto partendo dal personaggio, dal suo carisma, dalla storia, dall'ambientazione e soprattutto dal mondo, che è veramente gigante, cioè praticamente è tutta l'Africa vecchia ovviamente, che partendo da Siwa, paese di origine di Bayek e Aya, si arriva ad Alessandria, fondata da Alessandro Magno nel 331, chi se lo volesse appuntare, passando per Menfi, che era la capitale dei tempi, a Crocodilopoli, che era una sorta di Roma con il Colosseo, e per Cirenia c'erano comunque un sacco di nazioni molto 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 ben sviluppate, tutte ben differenziate fra loro. Ad esempio in mente Siwa è una sorta di villaggio piccolino nel deserto, oppure Menfi è proprio una vera e propria capitale, se non Crocodilopoli che è una sorta di Venezia in miniatura, che ricorda vagamente anche la Venezia di Ezio Auditore del secondo capitolo della saga. Ma detto ciò, parlerò appunto di tre principali cose prima della parlare proprio del gameplay e delle tattiche per sconfiggere Sobek. Innanzitutto il rilancio che questo titolo ha dato alla saga. Allora, è stato un titolo incredibile in quanto mi ha appassionato molto di più dei suoi predecessori. Io sono stato innamorato, veramente innamorato della saga Desmond. Non semplicemente Ezio Auditore, perché anche Altair e Connor, quello della Assassin's Creed 3, erano non carismatici come Ezio, però dato che c'era Desmond che nel presente dava quella spinta in più, comunque quel legame fra vari capitoli, mi piacevano molto. Quando è morto Desmond, cosa è venuto a mancare nella saga di Assassin's Creed? È venuto a mancare il legame, appunto. Oltretutto, non è che hanno rimpiazzato Desmond, hanno semplicemente creato una sorta di fantoccio, una sorta di effetto placebo del presente per collegare un po' tutte le cose. Ma è successo proprio, è stato fatto veramente in maniera frettolosa. Infatti, non so se ricorderete, ma molti fan se lo devono ricordare per forza, che in Assassin's Creed 4, Unity e Syndicate, il personaggio nel presente è in prima persona, quindi non si sa chi sia. Ora, senza spoiler, non so se questo personaggio qua fosse quello che Layla, ossia la ragazza che entra nell'Animus per prendere i ricordi di Bayek e Aya. Non credo, non si sa ancora tanto, ci scoprirà con i prossimi capitoli, ma comunque mancava proprio questo, l'impersonificazione anche nel presente. Una cosa molto importante soprattutto per quanto riguarda il mio punto di vista, Del presente, in questo capitolo, devo dire che non è assolutamente ai livelli di Desmond, assolutamente no, però ha avuto dei colpi di scena, un climax finale veramente incredibile, che adesso non voglio far spoiler, se qualcuno vuole sapere quale sia, perché non ha giocato al gioco, magari gli interessa, mi scriva qua nei commenti e io gli risponderò molto tranquillamente, tanto l'ho fatto. Ma è veramente una, come dire, un avvenimento molto bello, che collega alla prima vera saga di Assassin's Creed, la prima vera saga di Assassin's Creed, io intendo, dall'1 al 3. Ed è molto bella. Parlando adesso del passato, della storia di Bayek e di Aya, quindi parto dal fatto che un personaggio così ben caratterizzato come quello di Bayek e Aya, che comunque anche se si può usare in due o tre missioni in tutta la partita, in tutto il gioco, è molto ben caratterizzato.
Bayek è un Mejai, quindi appunto, che difende il popolo dell'Egitto da tutte le difficoltà che si incontra, che vanno dai coccodrilli ai veri e propri templari, che qua si chiamavano gli ordini degli antichi, non ancora templari. Però fatto sta che sono comunque loro il nemico di Assassin's Creed generale. Che muore, a cui muore il figlio, a cui viene ucciso il figlio da questi antichi. Lui, il protogioco, cercherà di capire chi è stato. Il dolore che si sente veramente in tutte le fasi di gioco, in tutte le varie fasi opzionali, è unico e mi ha legato veramente tantissimo a Bayek. Il combat system di questo gioco è veramente incredibile, fatto benissimo e veramente unico rispetto agli altri, anche perché adesso non si attacca più col quadrato e si schiva col cerchio, ma si attacca con l'R1 e R2, attacco potente e leggero, e si schiva col quadrato, quindi è proprio cambiato tutto il combat system. La storia è incredibilmente bella, ti appassiona. L'unica pecca è che le storie principali, se uno fa soltanto le missioni principali, è veramente poca, è veramente corta. Saranno tipo 10-12. Però, ragazzi, le missioni secondarie non sono più secondarie come quelle di una volta in Assassin's Creed 2, che erano secondarie, che tipo dovevi andare a prendere una cassetta di legno da una parte. Le secondarie in questo gioco sono missioni principali, solo che non seguono l'uccisione dei templari. Ecco, io la vedrei sotto questo punto di vista. Infatti, per me, le missioni principali qua sono state fatte semplicemente per seguire proprio l'uccisione dei templari. Ma comunque, tutte le altre secondarie sono comunque importantissime, comunque dico un'altra volta. Infine parlerò del finale, non ovviamente spoilerando, ma il finale di questo gioco mi ha fatto venire voglia di iniziare tutti i giochi di Assassin's Creed, e lo dico così e lascio lì la postilla. Ora, finalmente, dopo 7 minuti, inizierò a parlare di questo gameplay. La Sobek è un glitch dell'Animus che comparirà nella mappa ogni, boh, per me ogni settimana, non so con precisione, però ogni settimana o 2 settimane. A livello 40, quindi siete un livello superiore, inferiore al 36. L'ho affrontato, mi sembra, col 35 addirittura, o 37, non mi ricordo. Comunque, se siete un livello inferiore al 35, per me è impossibile da affrontare. E tattiche per sconfiggere Sobek. Lui avrà 4 attacchi principali. Allora, il primo è la ondata di terra che vi travolgerà, come probabilmente vedrete fra poco. Il secondo è vedete, l'ondata di terra è esattamente questo che state vedendo adesso. Il secondo sono una sorta di vulcani che crea dal niente, che vedete adesso, che sono molto facili a schivare, basta andare nelle zone non rosse, sia per quanto riguarda l'ondata di terra che vi arriva addosso, sia per quanto riguarda questi mini vulcani. Il terzo sono le frecce, che vi arriveranno proprio una miriade di frecce addosso, e per evitarlo basterà proteggervi con lo scudo, esattamente come potete vedere adesso con L1. E l'ultimo attacco è lo spawn di nemici in carne ed ossa, che uccidendoli ovviamente farete del male a Sobek. Che tattica usare? Io vi consiglio di continuare a muovervi, prendere l'arco leggero, perché l'arco da guerra, l'arco da caccia, soprattutto l'arco da predatore, sono inutilizzabili in quanto hanno pochissime munizioni, lentissime da caricare. L'arco leggero invece è veloce, toglie molto danno e spacca veramente. Muovervi velocemente, sparare in direzione del suo cuore, continuare a sparare e non farsi colpire. Inoltre, vi ricordo che in basso dropperà molte volte le frecce, perché ovviamente 33 frecce, se siete già al massimo livello della parete, finiranno molto velocemente. E utilizzate l'abilità R1 e R2, che sia l'attacco forte o la velocità nei colpi. Serve molto per distruggere i nemici spawnati. Detto questo, è una sorta di guida, una sorta di aggiornamento veloce su Assassin's Creed Origins. Lasciatemi un commento e mi piace. Alla prossima, ciao Furetti.